Ma raccontami com'è stato fisicamente la bonifica, diciamo così, la sistemazione la bonifica, di questo... La bonifica è cioè, stata si può quella... chiamare bonifica dell'isola. Io sapevo che c'era una rosta, ho cominciato a parlare con i vecchi del paese e i vecchi del paese mi dicevano le cose e poi sono venuti a darci una mano. Ci trovavamo in 80 persone, sa. Allora io abbiamo cominciato a fare un po' di pulizia sul mulino abbiamo chiesto al Giopato se potevamo usufruire così come campo base. Io come assessore potevo disporre dei motocari al sabato, perché lavoravamo il sabato e la domenica, potevamo disporre dei motocari, dei decespugliatori, delle falci, delle attrezzature. Io trovavo i personaggi gratis, facevamo, ognuno portava qualcosa, un salame, ci facevamo a mezzogiorno la pasta asciutta, facevamo gli obiettivi per l'intervento successivo, facevamo continuamente delle riunioni e cominciavamo a discutere cosa volevamo fare. Adesso si dice c'è un distacco della politica da parte della popolazione. Io ero proprio la cinghia di trasmissione, tra, anche se non eravamo compresi, perché purtroppo che la Coldiretti non aveva questi interessi. Lei aveva l'interesse che facesse impianti ittici, che bonificasse i paludi, che continuasse a sottrarre terra ai fossi, che continuasse a bonificare, a far sparire la nostra identità. Questa è stata la Coldiretti fino al 2000 e oltre. Quindi è stata una battaglia anche proprio di principi. Ma chiaramente, diciamo. E ora io ho avuto il parroco che era dalla mia parte e che avevamo contro invece i dorotei. Che poi c'erano i vari emissari, personaggi di spessore del territorio. Quando vedevano che noi andavamo avanti, noi andavamo avanti lo stesso, e allora ogni tanto mi mandava delle ambasciate attraverso questi personaggi. Guarda che Bernini mi dice se fermo l'Oasi Dorotea. E io rispondevo, l'Oasi è ecologica, non potevamo farla Dorotea. È tutta così la storia. Io sono sempre stato fanfagnano.